Ecco, su quel bonus mi serviva anche a me, che sul Bettini. Certi problemi c'erano già prima. Covid ha amplificato tutto questo. Ma attenzione che il Covid ha amplificato anche le forme di solitudine e di fragilità. Tant'è vero che nelle grandi città, io prendo Torino, prendo Milano, i pronti soccorsi, non conosco il dato di Firenze, in questo periodo ho avuto a Torino il 30% in più nei pronti soccorsi di giovani, di ragazzi per autolesionismo, no? Tentativo di suicidio, solitudine, fragilità, che noi dobbiamo sapere cosa. L'aumento dell'anoressia e delle bulimie che c'erano già prima, ma in quella situazione sono aumentate. E vediamo che l'uso delle sostanze, l'uso dell'alcol, no, vede sempre più fasce di giovani. Quindi una società che deve interrogarsi, deve aiutare questi ragazzi a avere dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili. Una società che crede in loro, deve crederci, ma facendo delle cose. Pierin scrisse quando aveva 9 anni